è uno dei pittori, forse uno dei più grandi e più famosi pittori del mondo. I suoi quadri sono in tutti i musei, della sua pittura parlano i giornali continuamente, ha provocato polemiche, è stato elogiato ed insultato, finché un giorno ha cambiato quasi improvvisamente genere di pittura. La critica è stata sempre contro di me. Quando facevo la pittura metafisica mi rimproveravano di non essere abbastanza pittore, di non capire il vero e la natura. Quando ho cominciato a fare anche il vero e la natura e a farlo bene, allora dicevano peccato che non fa più il metafisico. Quello che vorrebbero è che non dipingesse affatto. Perché quello che li disturba è la mia forte personalità e che tutto quello che faccio ha del valore. È quello che non sopportano. Che cosa sono? Amuleti, quella catena che ha lì? Sì, amuleti, portafortuna, c'è un po' di tutto. Maialini. Certo, con tutta l'invidia che c'è al mondo, maestro, è meglio premunirsi. Sì. Io ho cominciato a frequentare, diciamo a conoscere addirittura di persona mio zio adolescente, insomma verso i 15 anni, perché io disegnavo come tanti bambini, dipingevo, però questo diventava anche per me un motivo di interesse più forte, diciamo, era la cosa che volevo fare nella vita e quindi avrei voluto trovare qualcuno che mi insegnasse i rudimenti della tecnica. Allora la cosa più ovvia, insomma, che è venuta in mente che io andassi da mio zio, cosa che ho fatto. Io ho conosciuto il maestro nel 1958. Per un caso, perché io lavoravo al piano di sotto di questo palazzo come segretaria e il maestro che stava scrivendo un libro, Monsieur Doudron, non aveva una segretaria che potesse battere a macchina le cartelle. E quindi è iniziato così questo rapporto. E poi la signora mi propose di sistemarle anche il personale, io ero anche a capo del personale. Invece andando più in là con il tempo mi sono sempre più introdotta come conoscenza di quadri, di lavoro, di proprio materiale del maestro e mi ha chiesto di cominciare a catalogare le opere che erano in casa. Io ho conosciuto De Chirico tramite l'editore Bestetti. Un editore d'arte che era molto amico del maestro, che mi condusse una volta da lui mentre stavamo facendo un libro insieme, Roma Barocca. Quando ebbi l'occasione di incontrare De Chirico, sapevo che lui era amante del barocco e quindi gli chiesi delle cose a cui lui rispose con la solita ironia. La mitologia ha avuto un'influenza enorme su De Chirico, perché è greco come nascita, è nato a Volos nel 1888, quindi tra l'altro lui nasce in un momento in cui in tutta l'Europa c'è un interesse grandissimo per la mitologia greca, che viene usata, diciamo così, viene interpretata per veicolare poi contenuti molto, molto moderni. Però come allontanandoli, in realtà nella cultura europea dalla fine dell'Ottocento, l'idea del mito è legata al fatto che sembrava brutto, diciamo così, per gli artisti, occuparsi della contemporaneità. Era molto più bello proiettare tutto il contemporaneo in una dimensione remota e il mito greco è la dimensione remota per
per eccellenza. Questo cavallo che è pieno di ruderi... Si chiama il cavallo di Bellerofonte. E chi è? Era un personaggio dell'antica Grecia. E come mai gli ha messo questo titolo? Perché mi piaceva. Ma Marte gli è simpatico? Marte sì, è simpatico, anche Mercurio è simpatico. E non c'è qualcuno che gli è antipatico, no? Giove? Lì per lì non saprei cosa rispondere. Io lì per lì non ho mai pensato... Quelli dei dell'antica Grecia mi sono antipatici. Ma Giove non è che è tanto simpatico? Giove non è molto simpatico, ma... Ma comanda troppo, no? Sì, né simpatico né antipatico. Non bisogna dimenticare che fondamentalmente De Chirico è uno spirito ironico, è divertente, è divertito sempre, che non prende mai molto sul serio quando dichiara di prendere molto sul serio. D'altra parte il mito greco già di per sé è misto di grande serietà, profondità filosofica, di scherzo, ironia, grottesco, sfottimento, come diciamo noi romani, e che però questo De Chirico ce l'aveva moltissimo. Si potrebbe leggere gran parte dell'opera di De Chirico come una colossale presa in giro dell'intellettualismo, vero, così impettito dell'Accademia, dei professori, che lui conosce profondamente e in realtà deride nelle sue opere. Le figure mitologiche come quella di Ulisse o di Arianna sono interessanti da studiare nel momento in cui De Chirico le legge a soggetti. Perché mentre Arianna si può davvero pensare di più come un influsso nicciano, perché Nietzsche chiamava Arianna la signora von Bulow di cui si era, Cosima Wagner, di cui si era innamorato. Quando era naturalmente, credo che non l'avesse mai sfiorata neanche da lontano, ma insomma Arianna era una tipica citazione nicciana. Mentre Ulisse mi sembra più interessante. Ulisse che rema in un mare che è il tappeto di casa sua, se lo leggo bene. Allora questo vuol dire di nuovo rivisitare il mito, ma non tanto sbeffeggiandolo, ironizzandolo, però Ulisse che rema sul tappeto di casa sua, più metafisico di così di nuovo non si può. De Chirico non era molto espansivo, era solamente molto ironico, quindi si metteva a tuo agio così con una battuta, con uno scherzetto, una cosa del genere, ma non con i mezzi degli affetti espansi. Mio padre sentiva che la sua fine non era lontana. Un giorno, verso la fine di aprile, andavo insieme a mio padre per una strada di Atene. Tra me e mio padre, malgrado l'affetto profondo che ci legava, c'era una certa distanza, un'apparente freddezza o piuttosto un certo pudore che ci vietava quelle ingenue effusioni delle persone di mediocre levatura. Si camminava in silenzio, le ombre del crepuscolo scendevano sulla città. Ad un certo momento egli mi prese per le spalle, sentii il peso del suo grande braccio, ero commosso e imbarazzato. Cercavo di capire il perché di quell'improvviso gesto d'affetto, poi mio padre mi disse: «La mia vita finisce, ma la tua comincia appena». Si tornò a casa senza più proferire parola, mio padre tenendo sempre il suo braccio sulla mia spalla. Senta, signora Isa, ci può parlare del personaggio Giorgio De Chirico? Non è una cosa così semplice, perché lui è un personaggio molto complesso. Giorgio De Chirico è buono, riservato e perfino timido. Non è affatto amareggiato, ama divertirsi, vedere degli amici, andare al teatro, all'opera, ma soprattutto gli piace dipingere, di lavorare tranquillamente nel suo studio. I suoi scritti rivelano un personaggio completamente diverso di come appare nelle interviste. Giorgio De Chirico nelle interviste non risponde mai seriamente. Si diverte, fa dello spirito, scherza. Tutto ciò che si racconta e si scrive di Giorgio De Chirico è completamente falsato. Il personaggio che appare è del tutto diverso dalla realtà. Ma adesso legge lei
libri, romanzi? Sì, qualche volta leggo. Che preferisce? Niente. Cioè libri, saggi? Libri di filosofia. Soprattutto Nietzsche e Schopenhauer. Ma lei legge sempre Nietzsche e Schopenhauer? Sì. Per distendersi? Che trovo, no, trovo siano i migliori, i più interessanti. Chirico ha studiato, mi pare, ha fatto gli studi così d'Accademia a Monaco di Baviera. A Monaco, sì. Ma non ho imparato niente a Monaco. Sono stato un anno e mezzo, ma più che altro sono stato perché andai lì con mio fratello e con mia madre, e mio fratello studiava musica e io facevo da interprete, perché questo professore non parlava l'italiano e mio fratello non parlava il tedesco. Dopo la morte del padre lui arriva a Monaco, comunque nell'ambiente tedesco, già orientato come artista, molto giovane però, e accompagnato, e questa è una cosa sempre da considerare attentamente, dal fratello Andrea. Il fatto che i due fratelli approdano a Monaco di Baviera è, da questo punto di vista, è molto interessante, perché Monaco di Baviera, in quel momento storico, vero, proprio al declinare dell'Ottocento, i primissimi anni del Novecento, esercitano l'attività di musicista, di compositore, di teorico della musica, alcune personalità gigantesche. Una di queste personalità, credo cruciale per l'assimilazione da parte di Giorgio De Chirico della cultura tedesca e bavarese in particolare, è Max Reger. Max Reger era in quel momento forse il più grande musicista operoso a Monaco. Era un personaggio sconcertante, veramente metafisico. Ma io all'Accademia sono stato sì per un anno, ma andavo più al museo, alla vecchia Pinacoteca, a guardare i maestri antichi, che, perché non c'era, già allora era cominciato il sistema di non insegnare nulla nelle accademie. Reger era un cultore di Böcklin, di Arnold Böcklin, aveva una venerazione per Böcklin, e Giorgio De Chirico nelle sue memorie racconta che a volte lui accompagnava Andrea a lezione, poi Andrea entrava, lui magari restava nell'anticamera e guardava le riproduzioni delle opere di Böcklin che Reger teneva nel suo studio. Questo è interessante. Bisogna tenere presente che De Chirico inizialmente è molto influenzato da Böcklin. Certo, l'Europa dell'inizio del XX secolo era caratterizzata da una quantità di aspetti culturali che poi tra l'altro sono importantissimi nella preparazione alla Prima Guerra Mondiale. Nietzsche, le sue opere venivano conosciute in quel periodo, insomma. Il 1913 era il condensato di una quantità di movimenti, problemi, Cavaliere Azzurro, tante cose così. Tutti noi diciamo, normalmente, in qualunque tradizione, in qualunque civiltà, che la salute è la prima cosa. È una banalità e nello stesso tempo è un sommo concetto filosofico, perché è vero. Riflettiamo un attimo, è così. Nella mente umana è radicato dalla nascita, per così dire, senza bisogno della cultura, è radicato profondamente il fatto che esistono due grandi dimensioni nella vita, che è la malattia e la salute, che riguarda sia la mente, sia il corpo, sia il comportamento, sia la vita sociale. Ebbene, De Chirico racconta che la genesi della pittura metafisica nasce da questo. Si arrivò a Firenze. Era molto represso fisicamente perché mi erano venuti forti disturbi intestinali. Erano dolori cronici accompagnati da una grande debolezza. Stentavo a salire le scale. In strada temevo sempre di essere colto da uno svenimento e pertanto camminavo rasente ai muri. De Chirico dice questo: ero a Firenze, stavo male, e dopo un po' di giorni sento che le forze mi ritornano e allora esco e arrivo su Piazza Santa Croce, dove c'è la statua di Dante, e mentre sente di stare meglio, la piazza che è davanti a lui non la vede più, o per meglio dire, la vede metafisicamente.
Si dice, io non so se è vero o no, ma molte persone che hanno vissuto l'esperienza del coma raccontano che quando uno sta in bilico, quando escono dal coma, dice, come stavi? E molti raccontano che stavano benissimo e che hanno visto sopra di sé, di stesso sul letto, hanno visto se stesso in stato di beatitudine, perché in quella transizione tra la vita e la morte, che a quanto pare non è terrorizzante e terrificante, ma è beatitudine e soddisfazione. Il non soffrire più equivale allo stare bene. De Chirico racconta una cosa analoga, cioè il passaggio dalla malattia alla salute coincide in lui nel fatto di vedere la realtà intorno a sé pacificata. Tutti i disturbi dell'esistenza del quotidiano scompaiono e quella piazza diventa il luogo della contemplazione rasserenante. Dice, ora io vivo nello spazio di quella piazza, ma non è quella piazza, è lo spazio della mente, della coscienza, depositato in quella piazza. Quindi la piazza vera scompare, ma rimane l'essenziale. L'atmosfera di Nietzsche più sensibili, nonostante qualche volta lui esalti appunto il meriggio, il grande meriggio, eccetera, in realtà sono sempre più convalescenti, cioè un risentirsi, un ritrovare il reale con un occhio più amichevole, perché si è passato attraverso un momento di distanziamento, di paura della morte, e credo questo potrebbe valere anche per De Chirico, l'idea di ritrovare la realtà in una luce più fresca, perché siamo ritornati in qualche modo. Nelle piazze d'Italia del periodo metafisico c'è già una malinconia? Sì, è quella una malinconia, e quella ha un'origine ben precisa. Che mi è venuta dalle letture delle opere di Federico Nietzsche, il quale amava molto l'Italia e soprattutto amava Torino. Trovava in Torino un senso metafisico, una tranquillità, una serenità, soprattutto nei mesi dell'autunno, che non trovava in altre città. E io quando andai a Torino la prima volta sentii questo che aveva sentito Nietzsche. Un altro degli aspetti interessanti di De Chirico è questa sua passione per le piazze. Ecco, io sono stato un predicatore delle piazze, perché ho cercato di chiarire che, diciamo, l'architettura e l'urbanistica moderne avevano dimenticato questo elemento, o perlomeno l'avevano interpretato in un modo completamente diverso da quello che invece aveva acquistato, soprattutto in Italia, attraverso la tradizione storica. La piazza, secondo me, è il luogo degli incontri, degli scambi, è la pausa nella vita urbana, che è una vita fatta sempre di corsa, sempre andando da un posto all'altro. Finalmente, ogni tanto, si trova il momento in cui ci si deve fermare, in cui ci sono delle panchine in cui appunto ci si può soffermare a leggere un giornale, ma soprattutto a curiosare, a guardare gli altri. Ecco, De Chirico aveva indicato nella piazza un luogo affascinante, e lo aveva fatto però in un qualche modo privandolo della presenza umana, ed è questo proprio il sapore straordinario dei dipinti di De Chirico. Al fondo, questo suo modo di guardare alla piazza, che è il luogo degli incontri e degli sguardi, come invece un contenitore vuoto, vuol dire mettere l'accento su ciò che manca, quindi dipingere la vita come mancanza. Questo naturalmente fa pensare alla morte, ma fa pensare a tante altre cose importanti. Insomma, la mancanza non è soltanto un difetto, è una realtà. Noi abbiamo sempre bisogno di qualcosa che non abbiamo.
C'è un carteggio di Giorgio De Chirico con un amico che si chiama Garz, in cui De Chirico parla della scoperta che ha fatto della filosofia di Nietzsche e che secondo lui lo ha profondamente influenzato nella concezione, nella pratica della sua pittura metafisica in qualche modo. Scrive De Chirico: «Lei ora sa come si chiama il poeta più profondo? Probabilmente lei mi parlerà subito di Dante o Goethe o di altra gente. No, caro amico, sono delle cose completamente diverse. La profondità come io l'ho intesa e come l'ha intesa Nietzsche sta da tutt'altra parte rispetto a dove la si è cercata finora». Ti ricordi che Nietzsche scriveva anche che nasconderemo la profondità alla superficie? Ci parlava di un mondo diverso. In fondo c'era una religiosità in questo mondo de chirichiano, difficile da capire, non di tipo tradizionale, però sicuramente lui aveva un'idea della pittura altissima, cioè sapeva che dipingendo, che facendo dell'arte, si compie una delle massime azioni, delle più alte, delle più significative che la mente umana possa concepire. I miei quadri sono piccoli, ma ognuno di essi è un enigma. Ognuno contiene una poesia, un'atmosfera, una Stimmung, una promessa che lei non può trovare in altri quadri. Io sono l'unico uomo che ha compreso Nietzsche. Tutte le mie opere lo dimostrano. Mi piacevano quelle idee di Nietzsche e così le tradussi un po' in pittura. Io quindi ho cominciato a frequentare lo studio di mio zio, mi ricordo che dipingevo accanto a lui lavorava per conto suo, quindi per me era anche molto emozionante vedere lui che dipingeva con una grandissima sicurezza. Poi rispetto a mio padre, il quale usava l'incoraggiamento in un modo addirittura imbarazzante certe volte, lui non era tanto incoraggiante, non dico che fosse scoraggiante, però insomma sentivo che la perfezione, la sua perfezione che lui incarnava, insomma, questa figura di, cioè il pittor optimus come lui stesso li definiva, insomma mi scoraggiava un po'. Ho cominciato a occuparmi di tecnica, mi ricordo, alla fine della prima guerra e ho sempre continuato anche frequentando dei restauratori, consultando molti libri, molti trattati che trattano appunto di tecnica della pittura e soprattutto sperimentando io stesso. Quindi lei ha inventato anche delle nuove ricette? Ho inventato anche delle nuove ricette che mi hanno dato buoni risultati. Per quanto riguarda la tecnica pittorica, sono sicura che lui aveva questa fobia di non farsi vedere nella preparazione delle misture per fare gli oli, per comporre i colori. C'era un tavolo che era pieno di bottigliette, essenze, di tutti i tipi. E quando lui doveva creare delle particolare miscele, si chiudeva a chiave in questa stanza, ma da solo. Nel 1918, alla fine dell'altra guerra, c'era ancora l'armistizio, mi ricordo, e io stavo a Roma. Ed un giorno, visitando il museo di Villa Borghese, davanti a un quadro di Tiziano che si chiama L'amore bendato, ebbi la rivelazione di quello che è la grande, la vera pittura, cioè l'opera fatta da un vero maestro. Guardando quel quadro da vicino ed anche allontanandomi da esso, mi accorsi che si trattava di un fatto quasi magico, quasi misterioso. E così ebbi la rivelazione della vera pittura. L'artista moderno, come Picasso, come De Chirico, è uno scopritore. Vuol dire che allora in qualche modo l'arte metafisica, o nel caso di Picasso quella cubista,
esisteva già e l'artista si è limitato a farla. Era latente. È vero o non è vero? Ma in un certo senso potremmo anche interpretare la storia dell'arte così, cioè in modo analogo alla storia della scienza. Tutto esiste, tutto c'è già. Quindi noi potremmo affermare che l'artista rispetto all'arte fa ciò che lo scienziato fa rispetto alla natura. Individua una verità profonda della natura e poi la mette in funzione. A Parigi spettò il compito di lanciare il nome di De Chirico nell'arte internazionale. De Chirico vi si recò due volte per periodi di diversi anni. La prima dal 1911 al 1914. Ma i rapporti con i surrealisti a Parigi... Ma l'ho detto mille volte che non avevo rapporti, li ho conosciuti così e poi non mi erano poco simpatici e non li frequentavo. Io ero a Parigi negli anni in cui lei anche c'era e frequentavo allora i pittori in voga. Ora, questi surrealisti mi parlavano di lei un po' col veleno alle labbra, parlavano di un suo tradimento, di un suo allontanamento. Che cosa c'è di vero su questa sua frattura? Su questa sua frattura con i surrealisti. C'è di vero questo, che loro durante l'altra guerra e subito dopo, immediatamente dopo l'altra guerra, avevano comprato un certo numero di quadri miei da mercanti e persino in un piccolo studio dove non avevo pagato l'affitto e il proprietario mise i quadri all'asta e loro avevano racimolato un certo numero e speravano di fare con me un colpo come... Altri avevano fatto prima di loro col doganiere Rousseau, di creare la leggenda di questo italiano un po' allucinato che viveva a Parigi, ha fatto questi pochissimi quadri che loro soli possiedono, perché speravano che io o sarei morto durante l'altra guerra, o sarei rimasto in Italia, o comunque non sarei tornato a Parigi. E allora guadagnarono mucho di soldi. Quando sono tornato a Parigi nel 25, con uno stock di quadri nuovi, e mi sono messo in rapporto con i mercanti locali, ho fatto esposizioni, allora gli ho rotto le uova nei panieri. Allora hanno cominciato a sputare veleno e hanno dichiarato eterna guerra a Giorgio De Chirico. Durante il mio periodo parigino, personalmente ho conosciuto soltanto Picasso e Derain. Picasso è un uomo di valore, un artista strano, però il suo valore è più spirituale e cerebrale che veramente plastico o di pittura. La cosa che mi sorprendeva dello zio è che mentre lui rifiutava dichiaratamente tutta l'arte contemporanea, perlomeno da Courbet in poi, poi conosceva tutti. Se tu gli parlavi, facevi dei nomi, lui sapeva chi erano, cosa facevano, eccetera, eccetera. Ma Apollinaire com'era? Simpatico? Simpatico. Che poi magari si è creata una leggenda, ha creato un personaggio diverso da quello che era magari nella realtà. No, veramente, ma io non l'ho conosciuto molto, perché l'ho conosciuto qualche mese prima della prima guerra mondiale, poi lui partì volontario in guerra. Ma era un tipo spiritoso, allegro, oppure malinconico? No, molto allegro no. Ma quel ritratto che ha fatto Apollinaire, lui all'interessato era piaciuto? Sì, l'ho fatto in forma di sagoma. Di sagoma per il tirassegno. E poi quando lui morì in seguito a una ferita nell'altra guerra, allora dissero che io avevo previsto la ferita perché c'era un segno sulla testa là dove era stato ferito. Ma queste sono storie che raccontano. Poi c'è stata la guerra. Il senso di patria per i due fratelli era sicuramente forte. Credo che la cosa sia anche comprensibile perché sono entrambi italiani nati fuori d'Italia e quindi con il forte desiderio di trovare le radici. Mio padre e mio zio sono partiti nel 15 dopo aver vissuto a Parigi nel 14 con un po' il senso, quasi il senso di colpa, perché i loro amici francesi intorno a loro guardavano con un certo disprezzo gli italiani, come dire quelli che si tenevano in disparte dal grande conflitto che si stava svolgendo, e quindi sono partiti anche loro per il fronte. Nel 17 a Ferrara, lei era a Ferrara, cioè soldato con Carrà, no? Sì. Erano sì. Soldati di sussistenza, non so. No, eravamo soldati. Lì, e facevano dei quadri con dei manichini, delle lavagne, dei numeri pitagorici. Ma veramente li facevo io.
Lei, che caraglia come... fatti dopo che ha visto i miei? Da allora corre la storiella che l'ufficiale medico, vedendo sì. questi quadri, vi dichiarò che eravate dei casi clinici, insomma, che eravate dei pazzi, e questo contribuì a tenervi lì. Così. Ma io non, credo che quell'ufficiale lo dicesse seriamente. Si divertiva anche lui a fare un po' l'intellettuale. Sai, la mania dell'intellettualismo oggi è una malattia che ceme e che dura da un pezzo. È quella che sostituisce l'intelligenza. È un surrogato dell'intelligenza, l'intellettualismo. Ma l'ufficiale concluse però da medico, sì, dicendo sì, questi sono opere di pazzi. Ma lo dice lui, concluse da medico. Quindi... Forse si divertiva a fare quel lavoro. Dico. Cioè, quindi, bisogna crederlo sulla parola, che concluse in un senso clinico. Dicendo che eravate matti, sì. Ma veramente non ha detto che eravamo matti, ha detto che eravamo un po' stanchi, insomma, che avevamo bisogno di riposo. Nel Rinascimento la geometria era interpretata come un libro misterioso, come un insieme di regole che potevano condurre alla comprensione diciamo del mistero, del numero e della forma. Ecco, per De Chirico secondo me la geometria è stata soprattutto questo, qualcosa da evocare come si evoca il mistero, come si evoca qualcosa che è coperta da un velo, c'è questa volontà di introdurre il mistero della geometria non come qualcosa di svelabile, ma come qualcosa di destinato a rimanere nascosto. Secondo me lui aveva questa sensazione, che era forse, è stato per tanti anni inutile porsi il problema di decodificare delle forme, perché sono esse stesse il mistero. Intanto le nubi nere si addensavano nel cielo dell'Europa. L'ala nefanda dello spirito del mare si allungava funebre ed inesorabile anche sull'Italia. Mussolini si era recato in Germania ed era tornato pieno di cattivi propositi, di desideri perversi, di intolleranza, di crudeltà e di sadismo. Furono decretate le famose leggi razziali, leggi che in Italia, paese mediterraneo e semitico, ove sopra 10 individui ce ne sono almeno 5 o 6 che, per caratteristiche somatiche, potrebbero appartenere benissimo al popolo di Israele. Leggi che in Italia, dico, pigliavano un aspetto non solo insensato e disumano, ma anche alquanto ridicolo. L'atmosfera in Italia era più irresistibile che mai. Quello che maggiormente mi faceva schifo era la vigliaccheria, il servilismo, la bassezza morale a cui era aggiunta parecchia gente. Per non continuare a vivere in un paese dove ogni sentimento d'umanità, di dignità, di civiltà, di coscienza e di pudore sembravano completamente banditi, decidemmo di tornare a Parigi. Più De Chirico va avanti e più questo fatto del paradosso lo perseguita. Nel momento in cui, per esempio, lui recupera in pieno l'opposto della dimensione dell'enigma, cioè quella del mistero, cioè quando improvvisamente crea quasi tutti insieme quella sequenza, quella serie di quadri e disegni che chiama i bagni misteriosi. È negli anni 30. Li chiama misteriosi. Questo è interessante. I bagni misteriosi, in effetti, in qualche modo dicono qualcosa della realtà sociale del momento. Il personaggio dei bagni misteriosi è un po' il borghese che si è adeguato al regime fascista, che non è fascista ma non è nemmeno antifascista, che è quietamente immerso in questa realtà, un po' sconcertante però, che è il fascismo, che è una realtà misteriosa, che non si capisce bene in che direzione vada, se verso il progresso, il benessere, la sanità della nazione o verso la rovina, la distruzione. C'è il discorso delle ombre. Le ombre naturalmente per un architetto sono fondamentali, perché è attraverso l'ombra che l'architettura acquista la sua terza dimensione, quindi si arricchisce della dimensione temporale.
E Chirico le coglie soprattutto all'alba e al tramonto, quando si allungano. Questo sicuramente ha influito molto su quel gruppo di persone che hanno guardato da architetti a De Chirico come un maestro. Quando finiva un quadro, se la luce naturale stava per esaurirsi, molte volte io, entrando per qualunque cosa, dicevo: maestro, ma non si vede niente, posso accendere la luce? No, signora Angela, non accenda, perché quello che sto facendo lo devo finire con questo tipo di luce. Quindi guastare una situazione o un qualcosa che aveva in mente di finire con quel tipo di luce, che dal lucernario non ne veniva più niente, io neanche lo vedevo nello studio, proprio buio completo, mentre lui pitturava ancora. Mi piacciono i grandi ristoranti dove si è molto ben serviti, con camerieri molto stilizzati, dove si mangia bene, in ambienti eleganti. A me le trattorie caratteristiche non sono mai andate. La cucina veneta le piace? No? Sì, mi piace la polenta con gli oselletti, ma mi dispiace per gli oselletti perché io proteggo gli animali. Ma lei il pesce non lo mangia, vero? Beh, li mangio, una volta morti cosa vuoi che faccia? Non posso salvarli. De Chirico, Piazza di Spagna rappresentava l'ombelico del mondo, perché tutta l'attività mondana si svolgeva intorno a lui, attraverso ricevimenti, inviti. Questa casa era sempre piena di personaggi, soprattutto la sera, perché la sera era il momento del ritrovo con le persone alle quali soprattutto la signora teneva che il maestro incontrasse. C'erano delle serate in cui veniva fatto un grande ricevimento e compariva anche nei giornali. A casa De Chirico è stato fatto un grande galà e mettevano i personaggi, principi, autori, pittori, scultori. C'era un bel mondo che partecipava a queste cene. E il maestro gongolava perché aveva tutta questa gente che poi lo riveriva, lo lodava, e lui adorava queste cose quando c'era queste occasioni. Nella vita normale era l'uomo più semplice del mondo. Senta, ma lei qui nei momenti di riposo viene fuori la terrazza, ma non c'è molto rumore qui a Piazza di Spagna? No, ma lei sente, non c'è molto rumore. Beh, ma adesso è l'ora del tramonto, l'ora in cui lei smette di lavorare. C'è tutto il traffico per via dei condotti. No, io gran rumore non sento. Il sole di Roma, stasera c'è un po' di foschia. Ah, c'è foschia? Un torlo d'uovo. Ma io non dico mai foschia, dico piccola nebbia. Perché? Perché foschia è una parola che mi dispiace, mi dà noia. In che senso? È così, non so. C'è tante parole che mi danno noia. C'è qualche altra parola che vi dà noia? A prescindere, per esempio, non dico mai. Non l'abbiamo mai usata. Mai dico a prescindere. E poi qualche altro aggettivo. No. Così eviteremo parlando con lei. Basta non parlare di foschie e di a prescindere. Sapevo che De Chirico avesse disegnato anche dei costumi per il teatro, ma il teatro di De Chirico non sta soltanto nel teatro che in maniera attiva ha fatto De Chirico, ma sta nel suo immaginario, nella costruzione, in un certo senso nella scrittura dell'immagine, che è un po' il teatro dal 1500 ad oggi, il teatro moderno e contemporaneo, dall'Olimpico di Vicenza, dal Palladio, dalla scenografia così astratta e in un certo senso metafisica, di Scamozzi fino alla stanza vuota che è una testa di Beckett in Finale di partita, insomma dalla tragedia moderna fino al grottesco contemporaneo. La teatralità è un elemento essenziale di De Chirico in tutte le sue espressioni. De Chirico è stato un grande scenografo e soprattutto è stato uno dei primi a individuare nella scenografia non
quella volontà, diciamo, rappresentativa che caratterizzava la scenografia nel Novecento, ma invece creando delle scenografie evocative in cui il rapporto diretto con ciò che veniva richiesto in un certo senso dall'autore era molto mediato, in certi casi quasi inesistente. C'era invece questa forza dell'immagine che travalicava e si associava senza essere asservita. Credo che sia un elemento caratterizzante dell'opera sia di De Chirico, la teatralità sia di De Chirico che anche di mio padre Gilberto Savigno, insomma. Credo che sia un elemento, tra l'altro, anche questo legato alla cultura moderna, cioè che è in qualche modo teatrale, nasce anche con il teatro. Pensiamo alle prime opere di Stravinsky, anche di Picasso, che mette in scena il balletto di Stravinsky. Cioè, in loro è molto presente il teatro ed è anche presente perché la pittura, in questo caso, serve a far vedere, cioè a rivelare un mondo. E quindi è come se il boccascena del teatro fosse in qualche modo presente, immaginato, anche se non descritto. Sono immagini teatrali. Questo veniva in una cultura italiana di alcuni decenni fa, che era molto più formalista, insomma, e crociana, veniva considerato negativo, insomma, un difetto. In realtà è quello che fa parte proprio della loro idea di arte, insomma, il fatto di rappresentare. Non amo l'estate, non amo la primavera, soprattutto la primavera, perché nella primavera ho trovato sempre una gran tristezza, e non sono il solo, perché c'è anche dei poeti e dei filosofi che hanno avuto lo stesso sentimento. Perché è un romantico, no? C'è questo motivo romantico. Sono un romantico. Del resto alcuni poeti anche piaceva, non amavano la primavera. C'è un verso di Heine, poeta tedesco, che dice, lo traduco in italiano, dice: questa è la primavera, l'aria triste. L'aria nel senso morale, insomma, nel senso... Lo vuol dire in tedesco, lo sai anche in tedesco, vero? Das ist des Frühlings traurige Luft. Maestro, mi vuol leggere questa sua poesia? Domenica. La prima? Domenica. Domenica è il titolo. È domenica, è mattino e inverno. Ho finito ieri il mio quadro, ma il cuore è molto triste. Vedo gente che va in chiesa, c'è chi è andato a caccia, chi a pesca, ma la pioggia cade piano piano e dolcemente mormora che tutto è vano. Maestro, lei non si è mai scoperto, dico, nelle interviste, eccetera, però nelle poesie viene fuori che lei è un po', c'è tristezza, sì. C'è malinconia, poi c'è anche questo motivo leopardiano della vanità del tutto. Ah, l'infinita vanità del tutto. È vero, lei insomma ci crede. E cosa devo fare? Beh, non è una poesia da poeta professionale, voglio dire. È una cosa che potrei persino aver scritto io. In questo autoritratto in costume io ho cercato di provare, insomma, la maestria alla quale sono arrivato dopo tanti anni di lavoro. E poi i costumi antichi si prestano per fare simili prove, mentre i costumi moderni non si prestano affatto. Una volta mi disse: scurisci, scurisci, non c'è sempre tempo a schiarire. Che e anche questo corrisponde molto al suo modo di fare, e diciamo... grosso modo anti-impressionista. Uno dei motivi più polemici è quello della posizione del pittore nei confronti dell'arte moderna. L'arte moderna, che bisognerebbe piuttosto chiamare modernista, poiché moderno è anche sinonimo di contemporaneo, è una forma di decadenza che oggi è arrivata allo sfascello e di cui i primi sintomi si manifestarono in Francia a tempo degli impressionisti.
La tradizione è stata rotta nella seconda metà dell'Ottocento, perché da un lato c'erano questi impressionisti, poi gli altri che erano sempre peggio. La pittura non è mica un'opinione, la pittura si vede, come una stoffa, come un mobile, come la qualità di un legno, come un gioiello. Se un gioiello è fatto con dei sassi, è fatto con dei sassi, se è fatto con pietre preziose, è fatto con pietre preziose. Quello è il difetto dei nostri contemporanei, che non vogliono, in molti casi, non quasi in tutti i casi, non possono distinguere la differenza. Ho cominciato a fare la scultura, mi ricordo, durante l'ultima guerra a Firenze, verso il 41-42. Prima facevo delle ceramiche e poi ho plasmato l'argilla. Lei adesso però fa solo sculture in bronzo. Perché purtroppo le ceramiche sono molto fragili, se cascano su un pavimento si rompono. Il concetto scultore di De Chirico è fondamentalmente, credo di poter dire, quello ludico, cioè la scultura rispetto alla pittura per De Chirico significa la parte più divertente, più leggera, ancorché la scultura è pesante, è derivata dalla pittura. Nel senso che De Chirico in linea di massima non ha creato sculture che sono autonome rispetto all'opera pittorica, ma al contrario. Le sculture debbono apparire all'osservatore come generate dalla pittura. La pittura è la madre delle sculture. È come se De Chirico concepisse i suoi teatri pittorici, delle scene con dei personaggi, degli attori che agiscono, le muse inquietanti, il cantore appassionato, eccetera. Allora che succede? Che in effetti questi personaggi prendono vita, diventano scultura. Cioè diventano quello che di fatto in parte sono nella rappresentazione pittorica, sono degli attori. Naturalmente quando lavoro nel pomeriggio ogni tanto faccio una sosta, una pausa. Interrompo il lavoro, ad esempio, per accendere la pipa oppure ritoccare il gesso di qualche mia scultura a cui lavoro contemporaneamente ai quadri. In questi ultimi tempi ho eseguito molte sculture che riprendono i soggetti della mia pittura, cioè figure mitologiche, cavalli e cavalieri. De Chirico è diventato per noi della mia generazione, ma anche per molti architetti della mia generazione, un grande maestro di un'architettura sognante, di un'architettura metafisica. Mi sembra che non sia esagerato che De Chirico si considerasse il figlio di Nietzsche in pittura. Era un uomo che non si lasciava crogiolare dal dire oggi non faccio niente. Ha lavorato fino alla fine della sua vita e ha lavorato sempre con la voglia di andare avanti e dover finire sempre quello che aveva iniziato. Ma per lei dipingere è un divertimento, una fatica? Per me è un divertimento, un piacere, insomma, una soddisfazione, un divertimento d'ordine superiore. Quindi non è lei preso dall'ispirazione, si straccia le vesti, si spetti? No, ma credo che nessun pittore si stracci le vesti. E poi le vesti costano caro. Se mi dovessi stracciare le vesti ogni volta che dipingo un quadro, sarebbe una bella spesa poi. Mio Dio, fate che il mio mestiere di pittore sempre più si perfezioni.
Fatemi, oh Dio, che per mezzo della materia pittorica io progredisca fino all'ultimo giorno della mia vita. Datemi, mio Dio, intelligenza, forza e volontà per sempre migliorare le mie emulsioni, che possano esse diventare sempre più aiutanti, che possano esse dare alla materia della mia pittura sempre maggior trasparenza e densità, sempre maggior splendore e fluidità. Fatemi, mio Dio, che io possa ridare alla pittura il lustro che da quasi un secolo essa ha perduto. E pertanto, mio Dio, aiutatemi sopra ed innanzitutto a risolvere i problemi pittorici della mia arte, che ai problemi metafisici e spirituali ci pensano oggi critici ed intellettuali. Amen.